L'aeroporto di Stansted si trova a circa 60 km da Londra e scegliendo come mezzo di trasporto il treno potrai arrivare in 45 minuti a Liverpool Street o a Tottenham Main. Se prendi il treno della Stansted Express i prezzi si aggirano intorno alle 24 sterline, 23,40 per chi ferma a Tottenham Main e 21 per chi invece procede su Liverpool Street. Se invece scegli di viaggiare con il treno della National Express East Anglia, arriverai a London Liverpool Street Station in circa 50 minuti. Per acquistare il biglietto e per maggiori informazioni puoi visitare il sito web nationalexpressistanglia.com. Ad ogni modo ti anticipo che il tutto verrà a costarti 24 sterline. I collegamenti per il centro di Londra sono garantiti dagli autobus low cost di differenti compagnie che in un'ora ti porteranno a destinazione. Le principali compagnie sono TerraVision, National Express ed EasyBus. L'autobus TerraVision garantisce frequenti collegamenti giornalieri da Londra Stansted a Londra Liverpool Street Station o Victoria Station, alla cifra di 9 sterline solo andata o 15 sterline andata e ritorno, o 14 sterline prenotando online. Le partenze puoi trovarle alla fermata numero 26 Coach Station. Il viaggio dura circa 55 minuti da Stansted a Liverpool Street e 75 minuti da Stansted a London Victoria Station. Per evitare code in aeroporto e mantenere la precedenza sul posto, acquista il biglietto online. Se vuoi, puoi scegliere gli autobus della National Express per arrivare a Victoria Coach Station di Londra. I biglietti possono essere acquistati online sul sito della National Express. E poi c'è EasyBus, è il servizio bus della compagnia EasyJet, che dall'aeroporto di Stansted ti porterà a Londra a prezzi molto ma molto convenienti se prenoti con largo anticipo. Addirittura potrai trovare dei biglietti a poco più di 2 sterline. Altrimenti le tariffe ordinarie si aggirano intorno alle 7-8 sterline a tratta. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 40 minuti, con bus da 16 posti. La linea Stansted Londra e viceversa arriva a Baker Street e si parte per il ritorno in aeroporto da Gloucester Place, che è una via parallela di Baker Street davanti al pub Alsop Arms, fermata numero 19. Ti consiglio di prenotare una corsa che parta almeno 40 minuti dopo l'arrivo previsto dell'aereo, o arrivi almeno 2 ore prima della partenza dell'aereo. Meglio essere prudenti muovendosi per tempo quando si deve prendere un aereo, giusto? Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando su Facebook metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciaone!